Bellissima, mi sembra quasi un reperto storico. Un reperto archeologico, questa roba qua. Bello, e la borsa poi? Aspetta che la riprendo, che è fantastica. Ancora originale, so proprio che è una roba fatta bene, di pelle vera. Ma penso che abbia 40 anni, cioè. Anche 50. Sì. Quindi dalla prima alla 4, il prezzo 4,30. Mi posso mettere il prezzo che voglio. Ma è bellissima! Certo, poi c'è giusto un po' il biglietto, qui dentro c'è una matrice, questo che segna tutto quello che ho incassato, quindi devo strapparla, iniziare a fare i conti, fare una busta con tutti i biglietti. Ah, quindi per questo a te non piace, perché tutto dopo burocratico è lento. È lento, qua. Grazie Bruno. Io sono Anna Senatore, poi troverai In viaggio con Anna sul mio canale YouTube, c'è una playlist dedicata a tutti i viaggi. Piacere. Piacere. Buon pomeriggio a tutti. Oggi Anna Senatore è in partenza da Santa Teresa di Gallura. È l'ultimo giorno, sto andando a Olbia e poi mi fermerò la notte perché domani mattina presto c'è il volo di ritorno. Con emozione saluto la Sardegna, saluto Santa Teresa di Gallura, che è davvero una terra ricca, ricca di nutrimento, quindi effettivamente una parte di me è come se rimanesse qui e c'è un richiamo, c'è un forte richiamo, quindi in autunno mi sto organizzando e ho seriamente intenzione di passare ancora una settimana e offrire anche i miei trattamenti. Al momento direi che quello che mi sento di dire, sono stata davvero benissimo, è stato come sempre un viaggio di scoperte di luoghi, di anime belle e come tutte le cose che poi terminano lasciano sempre un velo di tristezza, emozione, ma il bello è questo, la vita è fatta proprio di incontri e di saluti, di arrivederci, di addii, e quindi questo è un po' il riassunto di oggi. Intanto ci aggiorniamo e vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao! Thank you.
che sta andando ad Olbia e arrivo da un altro incontro magico. Effettivamente, quando si incontrano le anime è qualcosa di magico davvero, e quindi saluto Bruno, l'autista della Turmo Travel di Santa Teresa Olbia, e la cosa bella è stata che l'autista ha detto: salga su che la festa in maschera inizio. E quindi io ce l'ho la mascherina, ma giustamente gli ho detto che io non la posso mettere perché faccio fatica a restare senza ossigeno e quindi senza respirare. E devo dire che le cose stanno cambiando, lo sento, ed è giusto che questo cambiamento avvenga. Vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao! Eccomi qua, sono arrivata e la stanza è veramente deliziosa. Cioè, tutto ricamato col punto a croce. E cioè, guardate che finezza. Quindi passerò la notte qui, non stanca, adesso faccio una bella doccia e domani mattina sveglia alle 6 perché si parte presto da Olbia. Un saluto a tutti, un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!